Per la tavola con i libri, Armando Verdiglione, il manifesto del secondo rinascimento. Armando Verdiglione, Manifesto del Secondo Rinascimento, 1983, edito da Rizzoli. Armando Verdiglione affigge questo manifesto nel 1983, dopo i primi 10 anni di pratica di psicanalista e di una psicanalisi che non trova nessuna corrispondenza con le altre psicanalisi e nemmeno con quella di Lacan con cui si è formato. Ha già pubblicato libri importanti come La psicanalisi in questa mia avventura e La dissidenza freudiana, entrambi del 1978, La peste nel 1980 e Dio nel 1981 e assieme al manifesto, nello stesso anno, pubblica La mia industria. Affigo questo manifesto per un lusso. Questo è l'avvio del libro. Nessuna necessità del male, del negativo, della morte. La necessità del lusso è un'altra cosa. Nessuna gnosi del lusso, ma la cosa intellettuale. Armando Verdiglione affigge questo manifesto per una combinazione tra la questione del riso e la questione della verità. E salta così la serietà inquisitoriale con la quale i tre monoteismi continuano a costruire il pretesto per una guerra. Guerra imperiale. Verità che qui è come il fallo, invisibile. Ognuno ce l'ha la verità e la strappa all'altro fratello. Fratricidio infinito tra Caino e Abele o guerra civile universale tra amico e nemico. Non a caso, il nostro progetto per la tesi di laurea in psicologia verteva sulla questione della verità in Verdiglione. Il relatore della tesi si è dichiarato un operaio della psicologia e mi ha lasciato solo leggere i libri del principe. Il lusso di Armando Verdiglione non è ancora stato capito, neanche da coloro che si sono formati con lui, che gli siano oggi vicini o lontani. In questo caso, Verdiglione, come sembiante, non è a portata di nessuno. I più si sono incanagliti come detrattori, abbracciando il cerchio comune, saltandoci dentro, nel culto dell'orso e del toro, correndo, magari ritenendosi, come ogni anticonformismo, quale colmo del conformismo controcorrente. È solo una citazione di Lacan, il discorso corrente, il discorso corrente, la canaglieria comune, il cinismo di élite e di massa. Oggi nel discorso corrente il testo di Armando Verdiglione è pressoché all'indice, pochi autori lo citano e non necessariamente i suoi collaboratori più stretti, assediati oggi dalla questione Pietro, quella di negare la relazione con Verdiglione, compromesso dal 1986 ad oggi con affari poco intellettuali. Questa è l'accusa. Basta leggere i rari testi che scrivono, la costruzione sociale sul caso Verdiglione e sulle sue attività è ancora pari oggi all'esercizio di un esorcismo di massa, come nel caso dell'antisemitismo, che si esercita sul compromesso di Israele e che esisterebbe tale e quale, anche se Israele non esistesse. Non a caso Verdiglione scrive in questo manifesto che la questione ebraica si pone per ciascuno. In questo manifesto non si tratta del nascimento e del nuovo nascimento degli idioti e delle loro congiure, ma del secondo rinascimento. Non nell'ordinalità, ma nella cardinalità, nel senso che è il secondo, secondo la logica e la procedura di vita, che dà il suo statuto al primo. E questo
e molto di più di un primato, dell'atto sul fatto, quest'ultimo, non esiste, se non come fantasma, ossia tentativo impossibile di erigere una copia della vita. Questo libro l'ho letto nei miei anni di formazione di psicanalista e dopo più di 30 anni è più attuale che mai, un manifesto di intellettualità in un paese, in un pianeta che scommette invece sulla responsabilità limitata in materia di cultura. Il partito di Caino vince sempre, che si incarni nell'industria del Novecento o nella finanza del terzo millennio. La messa al bando dell'opera di Armando Verdignone risponde alla sua messa in questione radicale dell'ordine sociale, che si basa sulla messa a morte del padre e sulla politica dell'incesto, di massa, politica di massa. La sua è una dislettura di totem e tabù di Freud, e se si ripete la questione della sua presunta illegittimità, confermata per chi legge e chi traduce con un codice, basta leggere qualche rigo per accorgersi che è tale per chi non ha orecchie per intendere. Dice Verdignone: la questione è sempre quella del parricidio che sta nella parola e che, se escluso, dalla parola ritorna come negazione della morte. E il lacanismo scambia la messa a morte del padre con il parricidio e chiede sempre più padre. Piange il padre morto, deficitario, debole, declinante, evaporato, litania che c'era già negli anni 60, prima ancora che Verdignone cominciasse la sua formazione ed analista con Lacan. Basta leggere gli scritti dei suoi ex allievi, appunto, del 1960, in particolare negli scritti intorno alla sessualità femminile. Come ciascun libro di Armando Verdignone, il manifesto è una miniera inesauribile. Una tavola di Lemmi renderebbe conto delle questioni elaborate e dell'itinerario dal dilemma all'analemma. Leggiamo ciò che scrive Verdignone nel 1983 a proposito della situazione in cui ha trovato la psicanalisi. Per un compromesso con la psicologia e con la psichiatria medica, la psicanalisi del primo Rinascimento ha avuto una certa diffusione in Europa e negli Stati Uniti e in misura minore in Giappone. Che ne è della psicanalisi senza compromesso con la psicologia? Il compromesso si è sempre più istituzionalizzato dopo la legge Ossicini del 1989, che regola la pratica di psicologo-psicoterapeuta e che non comprendeva la psicanalisi. La giurisprudenza seguente ha equiparato lo psicanalista allo psicoterapeuta, provocando la caccia agli analisti laici, ovvero non psicologi e non medici, accusati di pratica abusiva della psicoterapia e della medicina. E, in teoria, essendo non medici gli psicologi psicoterapeuti, dovrebbero essere accusati di pratica abusiva della medicina. Le associazioni analitiche hanno optato per la via medica e per la via psicoterapeutica e quindi si dovrebbe dire che allo stato attuale non c'è psicanalisi senza compromesso con la psicologia. E questo anche a leggere i testi dei dissidenti laici della psicanalisi, farciti di psicologismi, in modo tale da avere fagocitato il raviolo psicanalitico. È il prezzo della cucina di Stato e della sua torta sociale. Certo, per ragioni di censo, è questione per gli psicanalisti di ravioli e non di pane, rompendo la lezione di Maria Antonietta, che se non c'è più pane è il caso noto di mangiare brioche. Rimane la questione aperta: la psicanalisi senza psicologia, cioè senza
ideologia avrà un altro destino. La questione non riguarda solo la psicanalisi, ma l'intera vita, l'arte, la cultura, la scienza. A oltre 30 anni di distanza dal manifesto del secondo rinascimento, la società prosegue attenendosi al manifesto dell'ideologia, manifesto anti-rinascimentale. La tecnoscienza manageriale, come la chiama Pierre Legendre, ovvero il discorso corrente, gestisce nello stesso modo l'arte, la cultura, la scienza, la politica, lo sport. Ovunque prosegue quella che Armando Verdiglione ha chiamato la rivoluzione circolare, ossia militare e religiosa, la controrivoluzione intellettuale, la rivoluzione al servizio del mondialismo. E nonostante il lavoro di filosofi e storici sulla lingua del Terzo Reich, oggi rari sono coloro che intendono la lingua del Quarto Impero, quella del capitale liquido e di altre liquidità, per un terzo incluso sempre più ristretto. Pare che meno di un centinaio di famiglie abbiano metà del capitale mondiale e pressoché l'impero capitale culturale, artistico e scientifico. E a proposito di Pierre Legendre, che Verdiglione ha tradotto e pubblicato in quell'epoca, ci sono elementi di una risposta che non verranno mai colti nella serie di lezioni dello psicanalista giurista, scrive Verdiglione. Il mito del cristianesimo mirava alla cultura e il diritto romano mirava alla cifra del linguaggio, per cui non c'è segno del linguaggio, non c'è archetipo. Invece Legendre, da più di 50 anni, è interessato al compromesso, che ritiene costitutivo delle istituzioni del diritto, tra il cristianesimo e il diritto romano, inseguendo il segno del linguaggio e realizzando così la significazione fallica. Nel 1985 partiva la reazione di varie cupole contro l'opera di Verdiglione, annunciata già l'anno precedente a Tokyo dalla poeta Luisa Spaziani, e non ci sarà mai il secondo congresso di New York annunciato per il maggio del 1985. Nel 1986 è l'affaire Verdiglione, nel 2011 è l'affaire fiscale, e a parte per lui e pochi altri non è mai l'affare della parola, e la psicotizzazione della parola, la sua sostantificazione e mentalizzazione, ovvero prendere il fantasma come copia riuscita della vita, impera anche linguisticamente con i concetti di abietto, immondo, aberrante, facendo del caso Armando Verdiglione il parafulmine dell'anti-intellettualismo di massa a partire dalle sue élite, dall'impalcatura massificata. Il parafulmine al posto del punto di riso e di schisi. C'è ancora chi proibisce alle donne di ridere, e al sinodo, quale effetto della schisi, viene sostituito il serraglio, l'arem, la casa chiusa. La questione delle donne è il ricordo di copertura della questione femminile come questione dell'arte, che passa attraverso la danza, attraverso la combinazione del passo e del piede del tempo, che il primato del fallo condanna al marciapiede. In altri termini, comanda alle donne di essere madri nel rapporto sessuale, questione avvertita anche dal fallicismo del discorso di Lacan con la formula «il n'y a pas de rapport sexuel», non c'è rapporto sessuale. Infatti, la sua parola è altra dal suo discorso, come nel caso dell'irruzione delle donne nel primo rinascimento, che appartiene all'era intellettuale della parola, soverchiato dalla caccia alle streghe, secolarizzata poi nel discorso dell'isteria, la base di ogni sessismo. In tal senso,
Attribuire l'isteria agli uomini o farne i veri portatori corrisponde a indorare la pillola fallica che vuole la donna in posizione di subalterna, di sostegno, di supplemento. E così Lacan crea il godimento al di là del fallo, come gli psichiatri creano nozioni come quella di borderline, quando non capiscono nulla, ovvero quasi sempre. È già fuori pista la domanda di Freud: che cosa vuole una donna? Che il secondo rinascimento promosso da Verdiglione sia in atto, lo indica l'irruzione attuale delle donne sulla scena civile, che non va in direzione del mantenimento del sistema religioso militare. E non è più da leggersi il femminismo come avanguardia delle donne, perché, con il termine avanguardia, varrebbe solo alla loro militarizzazione, ossia a farle morire in guerra come gli uomini, come se la guerra fosse l'antidoto allo stupro. Quando il femminismo pone la questione femminile come questione della danza, che irride sia il passo militare stivalato sia il piede religioso scalzo, allora non è un termine da lasciare in pasto alla lingua del Quarto Impero. E così il termine psicanalisi o quello di inconscio, quest'ultimo ridotto a svista per Lacan, anche il termine cifrematica, la scienza della parola per Verdiglione, si espone a obiezioni se si prende l'etimo non come introduzione appunto alla parola, ma come postduzione degli umani. Il bisogno di padri, di duci, di guide, di conduttori viene da questo inghippo, mentre il bisogno di puttane, di vagina pubblica, raramente esplorato dai ricercatori, trova una sua prima formulazione in una narrazione di Platone nella Repubblica. Edipo giunge a Tebe. Verdiglione toglie il concetto di inconscio come malattia, come crisi, come negativo, come morte funzionale a un'economia basata sul concetto romantico della fine del tempo. E che cosa gli viene opposto? L'inconscio come serbatoio di istinti, l'inconscio come irrazionale, l'inconscio come tesoro dei significanti, del soggetto monumentale, l'inconscio come matrice archetipica, l'inconscio come crogiolo selvaggio e delirante. La formulazione è di Pierre Legendre. Nessuna applicazione del cielo sulla terra. Questa bella frase di Verdiglione vanifica la credenza nella teologia politica, frase inarrivabile e inconcepibile dalla filosofia politica, anche quella più erudita e scaltra, come quella di Giorgio Agamben o di Pierre Legendre o di Francesco Maria Tedesco. Possiamo leggere anche il Nomos della Terra di Carl Schmitt come un'impossibile applicazione del cielo sulla terra. E l'altra faccia della reinvenzione della psicanalisi è la clinica del sembiante, scrive Armando Verdiglione. Invece l'onda psicoterapeutica, che giunge sino alle TTC, terapie cognitivo-comportamentali, rimane alle prese con una clinica del soggetto che è malato anche quando si prende per psicanalista. Non indugiamo ancora nell'analisi della polizia psicologica e psichiatrica. Per questo Thomas Sass ha scritto pagine chiarissime. Occorre che, al di là del personaggio costruito dalla società e in parte dallo stesso Armando Verdiglione, ciascun intellettuale si confronti con il suo testo, anche con questo opuscolo, di una chiarezza disarmante ogni mano che si ritenga militare o religiosa, lunga o corta che sia. Ciascuno può accorgersi di quanto sia impossibile vivere di piccole cose e di come non ci sia sopravvivenza,
non ci sia alternativa, nessuna vita parallela e nessun suo soggetto, nessun homo duplex.